Osservando l'ospedale di Pripyat oggi, ci si rende conto di come l'orrore sia ancora palpabile in quegli spazi silenziosi. Le pareti scrostate e l'odore di decadimento danno l'idea di un luogo che una volta era vivo e pulsante, ma che ora è stato abbandonato per sempre. L'ospedale era equipaggiato con tutte le attrezzature necessarie per fornire cure mediche di alta qualità, ma dopo il disastro nucleare, tutti i suoi sforzi si concentrarono sul trattamento dei sopravvissuti e delle vittime. I medici e gli infermieri che lavoravano lì affrontarono situazioni terrificanti, cercando di salvare vite umane con risorse limitate e conoscevano bene i rischi che correvano. Il livello di radioattività nell'ospedale di Pripyat era altissimo, costringendo i medici e gli operatori sanitari a mettere a rischio la propria salute per aiutare gli altri. Anche se indossavano abiti di protezione, i pericoli erano sempre presenti. Eppure, nonostante tutto, continuarono a lavorare con dedizione e coraggio senza precedenti. Quando finalmente arrivarono le squadre di soccorso dall'esterno, l'ospedale di Pripyat fu trasformato in un centro di emergenza per il trattamento dei pazienti contaminati. Le persone provenienti da tutta la zona furono portate lì, nella speranza di ricevere cure e sostegno per superare l'orrore che avevano vissuto. Ma le sofferenze e i dolori che ebbero luogo dentro quelle mura non si possono nemmeno immaginare. Le condizioni erano terribili, con pazienti che lottavano per la vita e che, nonostante gli sforzi dei medici, spesso non sopravvivevano. Le sale operatorie erano piene di persone ferite, i reparti di terapia intensiva traboccavano di pazienti al limite, mentre gli infermieri si affannavano per cercare di salvare quante più vite possibili. Le conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl hanno avuto un impatto devastante sull'ospedale di Pripyat. La sua reputazione come uno dei luoghi più spaventosi al mondo è giustificata non solo dal suo passato tragico, ma anche dal fatto che sia rimasto in stato di abbandono per oltre 3 decenni. I segni dell'abbandono sono evidenti ovunque, con finestre rotte, pavimenti sfondati e macerie che si accumulano nelle stanze. Nonostante tutto ciò, l'ospedale di Pripyat continua ad attirare visitatori da tutto il mondo. La curiosità morbosa e l'attrazione per l'orrore sono elementi che spingono molte persone ad avventurarsi in questo luogo desolato. Ma bisogna fare attenzione, poiché la radioattività ancora presente nell'area rappresenta un grave pericolo per la salute umana. In definitiva, l'ospedale di Pripyat si è guadagnato il suo posto nella classifica degli ospedali più terrificanti del mondo. La combinazione tra la sua storia tragica, l'alto livello di radioattività e il suo stato attuale di abbandono creano un'atmosfera inquietante che rende questa struttura un luogo davvero unico e inquietante. Il mistero delle vittime di Chernobyl è ancora avvolto nell'incertezza. Secondo i dati ufficiali, ci furono 65 morti e 4.000 casi di tumore alla tiroide, ma numerose fonti affermano che questo sia solo la punta dell'iceberg. In realtà, il numero di vittime sarebbe ben superiore, almeno 30.000 nel breve e lungo termine. Le conseguenze dell'esplosione nucleare sono state devastanti. Circa 400.000 persone sono state costrette a sfollare, mentre ben 5 milioni di individui hanno dovuto sottoporsi a controlli medici speciali. Inoltre, 3 milioni di bambini sono stati mandati all'estero per ricevere cure mediche, noti come i bambini di Chernobyl. Le conseguenze sulla salute delle persone esposte alla radioattività sono state gravi. Si sono verificati numerosi casi di neonati malformati, con un aumento significativo dei casi di sindrome di Down. Sono aumentate anche le malformazioni spinali, gli anencefali e i tumori causati da cesio e iodio radioattivi. Migliaia di pompieri, letti e liquidatori sono stati assunti per spegnere gli incendi, controllare la contaminazione e evacuare le persone. Molti di loro sono stati esposti a radiazioni mortali e ancora oggi i loro figli e nipoti soffrono di gravi disturbi e malattie congenite. La natura circostante Chernobyl è stata gravemente contaminata. Squadre sono state inviate per abbattere cani randagi e animali senza padrone e sono state circolate voci sulle mutazioni genetiche causate dalla radioattività. Sebbene molte di queste storie siano leggende metropolitane, le tracce lasciate sull'ambiente naturale sono profonde. La contaminazione si è diffusa in tutta Europa, colpendo diversi paesi. In Svezia e al confine tra Italia e Slovenia sono stati trovati animali con concentrazioni di radioattività fino a 10 volte superiori alla norma. In Italia la nube ha sorvolato il paese per 4 giorni,
causando restrizioni sul consumo di cibo ma senza imposizioni di quarantena come nel caso del Covid. Gli errori e le censure nel gestire la crisi di Chernobyl sono stati numerosi. L'intervento iniziale si è limitato a gettare sabbia sull'incendio, seguito dall'uso di acqua che ha peggiorato la situazione causando altre fiamme ed esplosioni. Oggi, il sarcofago di cemento è l'unico rimedio per contenere le radiazioni, ma richiede costanti lavori di manutenzione e ricostruzione. Il nuovo sarcofago, finanziato da 45 paesi donatori e grazie alla tecnologia di aziende come la Cimolai, dovrebbe durare almeno 100 anni e prevenire la fuoriuscita delle radiazioni nell'aria e nelle acque sotterranee. Tuttavia, le immagini del nocciolo radioattivo fuso nel basamento della centrale sono una costante memoria di ciò che è accaduto e dei potenziali rischi futuri. La tragedia di Chernobyl ha dimostrato che l'uomo è in grado di causare disastri di proporzioni enormi a causa delle sue negligenze. È una lezione che non possiamo permetterci di dimenticare, soprattutto considerando che il rischio di incidenti nucleari è ancora presente.